Bella raga, aggiornamento della situa, parliamo di profumi. Benvenuti a tutti in questo nuovo video top 10 fragranze di nicchia, ma soprattutto di lusso per affrontare alla grande quest'estate. In questo video parleremo delle migliori fragranze per affrontare questa estate. Fragranze magari un pochino meno chiacchierate, non parleremo magari del classico Acqua di Sale, Mega Mare o Virginal Water di Casa Creed, che io amo e consiglio comunque tantissimo, ma ho voluto creare un video un po' diverso dalla solita proposta. Quindi se vi piace l'argomento, beh, metti like, lascia un commento e iniziamo questo fantastico viaggio in questa lussuosissima top 10. Al decimo posto di questa top 10 fragranze di nicchia e di lusso per quest'estate troviamo una fragranza del brand Kilian e qui davanti a voi Blue Moon Ginger Dash, una fragranza di cui abbiamo già parlato sul canale in un video dedicato, un video prime impressioni, e vi lascio magari qua il link per andarlo a recuperare in tutta comodità. Questa è una fragranza perfetta per l'estate, una fragranza rinfrescante, energizzante, insomma è come bere una limonata con uno splash di vodka con i piedi a mollo nel mare. Una fragranza molto interessante che sono sicuro che a tanti di voi potrebbe piacere, però ovviamente magari vi dite: William, ma perché diciamo solo al decimo posto, non più in alto? Beh, partiamo dal presupposto che tutte le fragranze che ci sono in questa top 10 sono fragranze meravigliose e questa fragranza è sicuramente interessante, è ispirata ovviamente a uno dei drink preferiti di Mr. Kilian che salutiamo, ovvero Blue Lagoon, un drink che andava in voga insomma nei decenni passati, e questa fragranza all'interno, diciamo per rappresentare un po' quelle note acquatiche, una nota sintetica appunto di calone, che anch'essa diciamo era molto in voga negli anni passati, soprattutto nelle fragranze designer, ed è diciamo una nota che quando appunto proverete Blue Moon Ginger Dash non vi darà proprio una sensazione di una fragranza estremamente moderna, ma più che altro di una fragranza che magari appunto veniva dai decenni passati riammodernata con un DNA in pieno stile Kilian. Quindi una fragranza interessante, ma diciamo forse non mi ha convinto al 100%, soprattutto per questa nota di calone che vuole rappresentare un po' l'acqua del mare, insomma queste belle vibes estive. Quindi decimo posto per questa fragranza Blue Moon Ginger Dash di Casa Kilian. Al nono posto troviamo una fragranza del brand italiano Acqua di Parma, uno dei miei brand preferiti, e qui davanti a voi Arancia La Spugnatura, di cui abbiamo fatto già un bel video dedicato che vi lascio il link qui così lo potete andare a recuperare. Una fragranza meravigliosa per tutti coloro che amano queste note, la nota dell'arancia. Qui è un'arancia iperrealistica in apertura, un'arancia succosa, luminosa, è come essere proprio al centro di questo frutto, veramente eccezionale. E poi muovendoci verso la parte centrale o verso la parte di dry down di questa fragranza, appunto abbiamo dei sentori un pochino più bitter, un pochino più amari, come se ci muovessimo dal centro di questo fantastico succoso frutto più verso la buccia, che è tendenzialmente un po' più amara. E poi durante le ultime diciamo ore di questa fragranza ci muoviamo verso un'arancia più talcata che si siede sulla nostra pelle, veramente regalandoci delle emozioni fantastiche. Non è una fragranza che ha delle prestazioni assurde, un po' come tutte le fragranze della linea Blue Mediterraneo, di cui Arancia La Spugnatura fa parte, però regala tantissime emozioni, ragazzi. Una fragranza perfetta da indossare dopo una bella giornata di piscina, una bella giornata di mare, insomma magari siete in quel bel resort. Una fragranza perfetta per andare a cena, un bel gelato e poi si torna in camera a riposarsi. Arancia La Spugnatura al nono posto. All'ottavo posto un'altra fantastica fragranza del brand Kilian, una recente release di cui non abbiamo ancora tanto parlato e diciamo se ne è parlato poco nella fragrance community italiana. Qui abbiamo Kilian Can't Stop Loving You, una fragranza meravigliosa, ragazzi. Sapete quanto mi piacciono gli orange blossom, i fiori d'arancio, e qui abbiamo veramente una fragranza meravigliosa. Abbiamo in apertura questi fiori d'arancio, veramente belli, veramente freschi, simbolo dell'amore eterno. E poi abbiamo una parte calda, avvolgente, ed è forse per questo che appunto l'ho messa solo, diciamo, solo all'ottavo posto, ma è comunque una top 10, quindi sono tutte fragranze top. Poiché c'è una nota calda, quindi non ha una versatilità estrema, ecco, non la metterei a mezzogiorno, ecco, sotto un sole a 40 gradi, però questa è una fragranza perfetta appena cala il sole, diciamo dal tramonto in poi. Una fragranza sensualissima perché è bella fresca con questi fiori d'arancio. Poi abbiamo una leggerissima parte di miele, ma non fatevi fregare, rimane piuttosto fresca. E poi abbiamo un labdano e un incenso stupendo.
un po' come se andassero a graffiare questo fiore d'arancio che è perfetto, rendendolo un po' imperfetto. Perché alla fine, ragazzi, ci innamoriamo non della perfezione, sicuramente siamo attratti dalla bellezza, ma quello che ci fa innamorare, insomma, di una persona sono le sue imperfezioni. E questo, diciamo, è il concept di questa fragranza. Ne parleremo presto in una recensione dedicata, perché è una fragranza che merita tantissimo e mi dispiace, insomma, che non se ne parli abbastanza. Quindi, ottavo posto per la fragranza Can't Stop Loving You di Casa Killian. Proseguiamo la scalata di questa top 10 e al settimo posto troviamo un brand a me molto caro, il brand Roja Parfum. E qui davanti a voi la loro ultima release, Elysium o Intense, il terzo flanker appunto della lineup Elysium, una fragranza di cui abbiamo appunto già parlato in un video dedicato, vi lascio il link qui, un video unboxing, un video prime emozioni come piace a me chiamarlo, ed è molto interessante, quindi andatevelo a recuperare perché col giusto tempo si è analizzato un po' cosa ne penso di questo profumo. Una fragranza che sto un po' rivalutando in questo specifico periodo dell'anno, perché? Perché le temperature si sono alzate, ricordiamoci che Elysium o Intense è stato presentato e rilasciato appunto in primavera, e sappiamo che magari la primavera qua in Inghilterra è un po' più fredda magari della primavera appunto italiana, e diciamo non faceva ancora abbastanza caldo per sprigionare tutte le belle vibes che questa fragranza vuole offrirci. Quindi questa è una fragranza che veramente dà il meglio di sé in estate, una però release diversa dai fratelli più grandi, ok? Specificatamente Elysium Parfum Cologne, che tanti di voi conoscono. Questa è una versione, diciamo, sempre fruttata, però diciamo le note di testa, che sono state ancora più potenziate, diciamo sono leggermente meno fruttate perché si concentrano più sulla nota del lime, rendendolo appunto quasi metallico, ghiacciato, tagliente, molto interessante. Quindi per tutti gli appassionati appunto di questa nota fruttata, Elysium Intense è sicuramente da provare. Le sensazioni che mi dà è come bere una limonata ghiacciata camminando appunto su un lago ghiacciato, che poi inevitabilmente ci fa sprofondare al suo interno e diventa un po' più scuro, un pochino più enigmatico. Insomma, Elysium o Intense è una fragranza che sicuramente va provata se siete appassionati come me del brand Roja Parfum. Quindi un settimo posto estremamente meritato. Al sesto posto troviamo una fragranza del brand Liquide Imaginé, e qui davanti a voi Blanche Bête, la bestia bianca. Una fragranza che ho scoperto, diciamo, recentemente, negli scorsi mesi, girovagando appunto per un centro commerciale di lusso qua a Londra, Fortune & Mason. È una fragranza, anzi un brand che si fa un po' di difficoltà qua a trovare in Inghilterra, quindi diciamo è stata una bella scoperta. Allora, Blanche Bête, di cosa sa questa fragranza? Una fragranza che veramente quando l'ho sentita mi sono sentito proprio trasportare in vacanza. È una fragranza, mamma mia che buona ragazzi, è un latte estremamente delicato con dei fiori bianchi, tuberosa, un touch di vaniglia leggermente dolce. È come se ci fossero delle vibes anche di crema solare, però di altissimo livello. Quindi veramente una fragranza, per chi ama magari queste belle vibes, diciamo lattiginose, questo è un latte bianco fresco pieno di fiori bianchi, estremamente delicato, estremamente puro, con una proiezione, una durata su pelle, ragazzi, veramente che mi ha sorpreso, ovviamente nella categoria delle fragranze, attenzione. Quindi se siete alla ricerca di quelle belle fragranze, facili da indossare ma non banali, che sanno di pulito, fiori bianchi, leggermente lattiginose, insomma una fragranza che vi vuole portare in vacanza, Blanche Bête di Liquide Imaginé può veramente fare al caso vostro. Una fragranza fantastica se magari in quest'estate vi invitano, che ne so, a una comunione, a un battesimo, a un matrimonio. È una fragranza veramente fantastica, non banale, che sa di pulito e vi veramente rinfrescherà anche, oltre a farvi fare bella figura, perché non è un DNA già sentito, è veramente interessante. Quindi io dopo che l'ho provata ho dovuto assolutamente comprarla, e si merita tantissimo questo posto in questa top 10 fragranze di nicchie di lusso per questa estate. Blanche Bête di Liquide Imaginé. Siamo a metà classifica, quindi siamo al quinto posto e troviamo un altro brand britannico a me molto caro, Penaligos, e qui davanti a voi Highgrove Bouquet, una fragranza di cui abbiamo parlato tantissimo su Instagram e su TikTok, che ti invito a seguirmi se già non lo fai, trovi tutti i link qua nell'info box. Ragazzi, una fragranza fenomenale.
Intanto io metterei like a questo video solo per lo sforzo di aver ritrovato tutte le scatole, ragazzi, perché non so voi, ma veramente non so più dove mettere le scatole di tutti i profumi, perché tengo i flaconi tutti da una parte e le scatole poi da un'altra parte, quindi ritrovarle è tutto un delirio. Quindi metti like per aver ritrovato tutte le scatole di questi profumi. Ok, allora High Grove Bouquet, andiamolo ad applicare, ragazzi. Questa è una fragranza che ne abbiamo già parlato nella top 5 Penaligos per la primavera, però è una fragranza che è super versatile, va bene sia in primavera che in estate, perché è una fragranza meravigliosa, è un odore meraviglioso, perché ci vuole riconnettere proprio con la natura. Sai quelle fragranze che proprio vuoi abbracciare un albero, riconnetterti con la natura, sdraiarti su un prato e non pensare a niente? High Grove Bouquet ti dà quel senso di libertà di fare quello che vuoi nel rispetto della natura. È un giardino, e non è un giardino qualsiasi, è il giardino della residenza High Grove di Re Carlo III, l'attuale monarca. Questa fragranza vuole appunto rappresentare questi fantastici giardini che circondano questa proprietà. È un giardino che, diciamo, si vuole risvegliare dopo un lungo inverno. Troviamo delle note di mimosa, bellissime, note di erba tagliata, quindi queste fantastiche note verdi, violetta e dei piccolissimi fiori bianchi che sono pronti a sbocciare. Una fragranza, come detto precedentemente, fantastica per la primavera, ma veramente regala tantissime emozioni anche d'estate, con questi sentori estremamente naturali, veramente eccezionali. Una fragranza molto classica, però anche con un twist moderno. Non è il classico profumo della British Tale Collection, la collezione più classica del brand Penaligos, ma è una fragranza che strizza l'occhio un po' al futuro, e ne parleremo in un video dedicato, perché le nuove fragranze che vengono rilasciate da Penaligos nella British Tale Collection, nello specifico High Grove Bouquet e Solaris, hanno qualcosa di diverso da tutte le altre. Comunque, quinto posto veramente meritato per High Grove Bouquet, che vi consiglio davvero di provare. Abbiamo raggiunto il quarto posto, quindi siamo vicinissimi al podio, e abbiamo una fragranza di Stefan Amberluca. Qui davanti a voi Lady White. Guardate che fantastica presentazione ed è anche un ottimo profumo. Un brand che ho scoperto, diciamo, provato, studiato negli ultimi mesi, e questa fragranza Lady White mi ha davvero catturato per quanto è buona. Ce ne sono ovviamente tantissime altre, sono praticamente tutte fenomenali, però per quest'estate una fragranza che mi sta facendo veramente godere tantissimo è appunto la cui presente Lady White. Non fatevi ingannare dal nome, Lady non è una fragranza solo per il pubblico femminile, ma va benissimo anche per noi maschietti, perché è una fragranza totalmente unisex che regala tantissime emozioni. Ma andiamola a provare, perché sì, il flacone, la presentazione già ci dice tantissimo di questa fragranza, però voglio un po' raccontarvi che vibes ci dà. È una fragranza, ragazzi, perfetta per tutti coloro che magari sono su quel tipo di fragranze pulite, chiare, fiori bianchi, con del musk bianco, non so, quelle fragranze alla Inizio Musk Therapy, acqua di Parma colonia essenza, o magari anche alla precedente fragranza che abbiamo presentato, Blanche Bette di Nikita Imaginaire. Insomma, se vi piacciono quelle fragranze, Lady White potrebbe davvero fare al caso vostro. Una fragranza eccezionale, dove troviamo in apertura una nota di mandarino delicatissima, poi abbiamo appunto della tuberosa, dei fiori bianchi, del musk bianco che rende tutto pulito, cotonoso, veramente eccezionale. Quindi se vi piacciono un po' queste vibes, non potete farvi scappare Lady White, perché io proprio non ho resistito. Sono veramente tutte buonissime. Stefan Amberluca appunto propone delle fragranze eccezionali per l'estate, ma anche per l'inverno. Io sono sicuro che Lady White potrà accontentare tantissimi di voi. Quindi se avete provato questa fragranza o ce l'avete in collezione, beh, lasciatemi un commento, perché leggo tutti i commenti e rispondo davvero volentieri. Quindi quarto posto per Lady White di Stefan Amberluca. Abbiamo finalmente raggiunto il podio di questa top 10 fragranze di nicchia e di lusso fantastiche per quest'estate. E al terzo posto troviamo un'altra fragranza del brand britannico Penaligos, e qui davanti a voi Raquettes. Una fragranza fenomenale che io veramente adoro farmi la doccia, farmi il bagno con questo profumo. Andiamola a provare. È un profumo veramente fenomenale, che vi rinfrescherà tantissimo, e anche una durata decente, pur essendo, diciamo, un Penaligos estivo, fa parte ovviamente della collezione più classica, la British Tale Collection. E questa è una fragranza, ragazzi, che apre
con delle note agrumate leggermente amare, come se fosse il lime, ma la buccia del lime, quella sensazione lì. Quindi un'apertura agrumata, un'apertura leggermente bitter, e poi troviamo delle note legnose di cuoio. Diciamo, se siete appassionati della fragranza, che so, Mansera, Cedra Boisé, quelle vibes lì, ecco. Ma cercate magari, ecco, un Cedra Boisé di nicchia, un Cedra Boisé di lusso. Ecco, questa fragranza, Raquettes, potrebbe veramente fare al caso vostro. È una fragranza eccezionale. A me, ad esempio, Cedra Boisé non mi aveva convinto, devo essere onesto con tutti voi. Non ve ne ho mai parlato perché non mi aveva mai catturato appieno. Non ero mai, diciamo, attratto da quel contrasto note agrumate e note cuoiate che appunto ha Cedra Boisé, e troviamo anche qui in Raquettes di Penaligos. Però qui è stato blendato tutto veramente in un modo meraviglioso. Non so se al centro appunto sono queste note aromatiche verdi che riescono, diciamo, a prendere questa parte agrumata, leggermente bitter, leggermente amara, e unirlo a questo cuoio che è estremamente soffice, vellutato. Insomma, un Cedra Boisé di nicchia, di lusso. Quindi veramente un terzo posto meritatissimo per Penaligos Raquettes. Secondo posto per un'altra fragranza del brand Roger Parfum. Qui davanti a voi una edizione speciale Harrods che merita tutti i soldi che costa. Ne abbiamo parlato anche insieme con il grande Mirko del canale Odoriamola con Mirko in un video a due, e quindi vi lascio qua il link per andarla a recuperare perché è molto divertente, e parliamo di tante belle fragranze del brand Roger, compresa la qui presente Harrods Parfum Pour Homme. Una fragranza veramente di lusso, una fragranza piuttosto rara da trovare soprattutto in Italia, mi sa che forse va ordinata o forse neanche c'è, però vi consiglio davvero di provare se dovesse mai venire per un weekend qua a Londra. Ragazzi, la trovate un po', diciamo, dappertutto, la trovate al flagship store a Burlington Arcade, appunto il flagship store Roja, la trovate magari, non so, appunto anche da Harrods, ovviamente, insomma una fragranza che si trova abbastanza agevolmente qua in Inghilterra. Ma proviamo questa fragranza, mamma mia ragazzi, questa è una delle fragranze del brand Roger Parfum più che veramente vi fa godere, ok? È luminosa, ha delle performance incredibili, quando la provate vi dà quella sensazione di unicità, ma solo dopo mesi e mesi che la uso posso dire che questa fragranza è perfetta per tutti coloro che amano Roja Oceania. Un'altra fragranza, diciamo, molto conosciuta, che non è che non ho voluto inserire in questa top 10 perché non la ritengo valida, anzi è buonissima, mi fa veramente impazzire, però diciamo vi volevo proporre qualcosa di diverso da quello che è già stato proposto. Insomma, di Roja Oceania se n'è già un po' parlato, meriterebbe di stare tranquillamente in questa top 10, però ho voluto dare un'opzione un po' diversa. Quindi se vi piacciono quelle vibes, un'apertura bella luminosa con una parte aromatica verde un po' più amara, una parte poi bella fresca, insomma, che rende tutto estremamente sensuale, estremamente estivo, vacanziero, Harrods Parfum Pour Homme potrebbe veramente fare al caso vostro. E non è neanche così ridondante in una collezione se già avete Roja Oceania. Quindi se state cercando una fragranza ancora più raffinata, ancora più ricercata di Roja Oceania, il prossimo step è senza ombra di dubbio provare questa edizione speciale Harrods, perché merita tantissimo, e vi invito di nuovo a riguardare il video fatto con Mirko perché è stupendo. Quindi secondo posto super meritatissimo per Roja Harrods Parfum Pour Homme. E al primo posto di questa top 10 fragranze di nicchia di lusso per quest'estate troviamo una fragranza del brand di nicchia svedese Panadora, e qui davanti a voi la fragranza Acqua de Dora, una fragranza meravigliosa, perfetta per tutti gli amanti della nota del pompelmo, perché qui troveremo una fragranza veramente di un altro livello. Mandiamola a vaporizzare, andiamola a provare, perché veramente ogni volta è un'emozione stupenda. Allora ragazzi, il tappo non c'entra niente con Penaligos, ok? Con Lord George, con niente. Ve lo dico già perché questo, me l'avete chiesto in tantissimi, questo è un alce, animale nazionale della Svezia, ok? Loro hanno voluto rendere omaggio alla loro nazione dotandolo tutte le loro fragranze di questo fantastico tappo, veramente bellissimo, ancora più di qualità e ancora più dettagliato di quello Penaligos, attenzione. Qui troviamo una fragranza che ha un pompelmo, ha un'apertura agrumata veramente eccezionale, rotonda, soffice, cotonosa,
Non è assolutamente un'apertura spigolosa, che a volte gli agrumi, ragazzi, hanno quei sentori un po' spigolosi o metallici quando non vengono magari bilanciati alla perfezione. Questa è una fragranza veramente con un bilanciamento perfetto. Ma cosa rende perfetta questa apertura agrumata? È una nota di castagna e di fico. Il fico gli dà quella dolcezza che serve appunto per bilanciarlo ulteriormente, e la castagna, che secondo me appunto è la buccia della castagna, la sensazione, avete presente quando aprite una castagna magari in autunno, in inverno, appena sfornate, no? E magari sul frutto della castagna rimane un po' l'interno della buccia, quella un pochino pelosetta, e quando mangiate la castagna vi dà quel sentore in bocca un po' amaro, un po' bitter? Ecco, questa è la sensazione che vi può dare in acqua d'edola. Ovviamente tutto molto più raffinato di come ve l'ho raccontata io, però diciamo questa nota di castagna e questa nota di fico elevano questo pompelmo, questa parte agrumata, a un livello eccezionale. Poi insomma troviamo anche dei legni brillanti, troviamo del musk, una fragranza veramente stupenda, luminosa, non il solito agrumato legnoso. Per tutti coloro che magari hanno provato della linea privata Bulgari, ovvero Bulgari, le gemme, la fragranza Tiger, ecco, quella è una fragranza che aveva sicuramente alzato l'asticella facendoci godere di una fragranza agrumata veramente raffinata. Qui il brand Panadora con acqua d'edora ha ulteriormente alzato il livello. Una fragranza assolutamente da provare, forse la fragranza entry level appunto di questo brand, che vi aiuta perché appunto è versatile, fresca, facile da indossare ma non banale, quindi una fragranza che appunto può farvi da apripista per appunto la collezione Panadora, un brand meraviglioso con delle fragranze stupende di cui ne parleremo ovviamente qua sul canale YouTube. C'è anche una bella recensione completa di questa fragranza, vi lascio magari qua il link, ma questa fragranza non poteva che non meritarsi il primo posto di questa top 10 fragranze di nicchia e di lusso per questa estate, quindi un primo posto meritatissimo. Siamo giunti al termine di questo video, di questa lussuosissima top 10. Io spero davvero che vi sia piaciuto, lasciatemi un like, un commento per dirmi insomma cosa ne pensate, quale magari di queste fragranze avete in collezione. Iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete già fatto, è fondamentale, attivate la campanella perché facciamo delle fantastiche live ogni domenica, e comunque attivando la campanella non vi perdete nessun contenuto. Io ci tengo davvero a sapere cosa ne pensate, seguitemi anche su tutti gli altri social, Instagram e TikTok. Spingiamo questo video nella giusta direzione, condividilo con i tuoi amici pazzi di profumi, e noi ci vediamo a un prossimo video.